Abbiamo qui Massimiliano. Oh, eccolo qui, Massimiliano, come sta? Ciao amici, ciao, sto benissimo, alla grande, come al solito. Senta, allora, arriviamo subito al sodo. Come passerà il Natale? Vogliamo sapere come lo passerà, con chi lo passerà, cosa farà. Io a Natale lavoro, caro amico. Ma come lavora? Scusi, non si può fare nulla, hanno bloccato tutto, come fa a lavorare? Non si fa nulla per lei. La Massimiliano Aventi è sempre in moto, si lavora tutti i giorni, 365 giorni l'anno, compreso il Natale. No, sono contento per lei, però dico, cosa ha organizzato? Cosa avrebbe organizzato per le festività? Beh, la Massimiliano Aventi ha organizzato giusto per il Natale la Massimiliano Festività con cenoni organizzati privati direttamente a casa dei nostri amici. Sì, allora, a parte che come al solito lei organizza delle cose che non si possono fare, e poi cenoni con chi? Scusi, con i parenti non si possono fare, anzi, a proposito, prendiamo esempio me, io ho i parenti nel Lazio, come faccio? Come fa? Ma glieli porto io i parenti, no? Fingiamo che siano dello stesso comune, se le mancano i parenti glieli porto io le porto, quanti parenti vuole? 4, 5, 15, non c'è problema, basta ma che dove lei chiede. Dove li prende questi parenti? Chi è sta gente? Guardi che Aziz c'ha 42 nipoti. In termini di parenti siamo coperti, ha capito? Su tutto il territorio nazionale. Sì, sì, immagino. Senta, cos'altro comprende questa Massimiliano Festività? Beh, per i più piccini abbiamo organizzato il pacchetto Babbo Natale, no? Ah, bello questo, ci dica, ci dica. Allora, c'è il pacchetto Babbo Natale, che è solo Aziz travestito. Sì, però non si dice che è Aziz travestito. Sì, non c'è neanche bisogno di lasciare le porte aperte delle case, perché lui a mezzanotte entra con il piede di porco, come se fosse casa sua. Come se fosse quasi un ladro. Un'infrazione. Poi c'è il pacchetto Babbo Natale più Befana, che sarebbe la Aziz più consorte travestita. Sì, e poi? E poi c'è il pacchetto anche con la renna, abbiamo voluto coinvolgere anche il bambino di 6 anni, che dato che non fa niente, ancora non lavora, era giusto metterlo. Beh, capito, ma scusi, a 6 anni non deve lavorare, che c'entra? Aziz a 6 anni lavorava già. Sì, ho capito, ma non è una cosa da dire. Sono altri tempi. Ascolti, ma mi faccia capire una cosa, come si contatta questo Babbo Natale? Cioè, con le letterine, una cos'è? Letterina del nostro primo bambino, guardi qua. Siamo sicuri che non è il postino, perché la mano non sembrava di un bambino. Guardi che meraviglia, eh? Abbiamo già la prima letterina scritta al nostro Babbo Natale, guardi che meraviglia, visto? Guardi, che lingua è? Cos'è, russo? Lasci fare. Ah, vabbè, prego. Caro Babbo Natale Aziz. Sì. Anche quest'anno trascorrerò il Natale da sola. Sì. È una bambina. La città in cui vivo è talmente triste che i cani si abbandonano da soli. Poveri. Poverini. Vorrei tanto in regalo uno smartphone nuovo. Ci sei su Facebook? Con affetto, Maria 84. Dai, che carino. È una bella letterina, dai. È una cosa incredibile. Attenzione! Oh! È arrivata la risposta di Aziz. Ha visto? Ma questa mano di chi è? Di Aziz? Che non è quella del bambino di prima, guarda. Andiamo avanti. C'è la risposta di Aziz. Sentiamo. Cara Maria 84, spero che 84 non siano gli anni. Ma dai. Non è carino. Mi spiace che hai tutte queste sfighe. Per caso tifi anche Inter? Sì, faccio poco il simpatico. Però, I soldi per uno smartphone nuovo da regalarti io non li guadagno manco in un mese. Perché non vai a lavorare? Giusta domanda, Ma come giusta domanda? Però dico. Non ho Facebook, ma sono su Tinder. Con affetto, Aziz. PS, Babbo Natale, ci chiami tua sorella. Ma non è modo di rispondere a una letterina questa. Che eleganza. Che educazione, che eleganza, che raffinatezza. La sente? Lo sente? Ha sentito? È il fischio, ma state costruendo una casa abusiva? No, è arrivata la polizia, è il segnale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.